E da quanto tempo è che fa l'antiquario qui? Da 47. Da 47? Ero in via Pescaia 47 e ora sono da 70. Quando si cominciò con Ivan Bruschi dal 68 a fare la fiera antiquaria. Quindi lei è uno dei primi antiquari qui d'Arezzo? Ora sì, con Bruschi, perché c'era lui prima di me, no? Giustamente c'era Bruschi prima, giusto, no? E allora la prima cosa che si disse quando si cominciò a fare la fiera dei servizi, si parlò subito. Ma non sono mai riuscito a farli, però funzionano, vanno, si rompono, ma non sono giusti, capito? Come ora la piazza come le sembra? Più viva, meno viva? La piazza ha buscato per via della crisi e poi la gente, gli antiquari grossi, di molti ci sono più, purtroppo. Quando il principio della fiera del 68 ci veniva, diciamo, la crema del mondo, era una cosa eccezionale, guarda. Ci vorrebbe qualcosa per rivitalizzarla. Lo so, non è facile portarci la gente, perché i giovani, l'antiquariato non è che l'amano tanto, capito? E allora l'antiquari vecchi, come me, ce ne sono rimasti pochi. Quanti anni ha? 74. No. No, ma quello sto bene, perché lavorando non è che si invecchia, capito? Se invecchia si cominci a non fare niente. E il capo lo ancora lo buono, perché qualsiasi cosa mi chiedi te lo dico, sì, che la memoria, perché in genere mi ha fatta funzionare. Che ricordi c'ha di questa piazza negli anni 50? Negli anni 50 mi ricordo quando c'era Mercati, ci venivo anch'io a vendere la frutta, che ancora c'era contadini, si veniva al posto a vendere la frutta con la mia nonna, e poi lì nell'angolo c'era il pesce, e dopo c'erano tutti i cosi dei grossisti di verdura e frutta. Tutti i grossi d'Arezzo scaricavano qui. Era un punto centrale. È il punto centrale di tutti i magazzini che c'è, tutta frutta e verdura. E veniva smistata. E c'era la famosa veglia che con l'apre la portava dappertutto. Arena. Giorno e notte venivano qui alle 2 la mattina, erano qui, già pensa, lo dicevano. E c'era la famosa Nocentini che faceva il caffè sotto le logge lì, in un banchino. Mi ricordo anche di quello, sì. E qui ancora c'era la merceria sotto le logge. Ah, erano mercerie? Le mercerie, più o meno chi vendeva le cose, i vestiti rustici, sai, le tute, le pannucce. C'era due o tre, non c'era, i negozi sono tutti vuoti. Li aprirono quando venne l'antiquariato tutti. C'erano i negozi dei Bruschi, quelli che sono sempre stati. Prima di me erano dei Ivan Bruschi, tutti quelli altri erano dei Ivan Bruschi. E poi... la fiera era bella quando dopo cominciò nel 70, che venivano tutti gli antiquari. Si principiava il giovedì a fare la fiera. Pensa, il giovedì. L'arrivava migliaia, tutto arrivato dal sud, era proprio più bella del mondo. Dalle armi alle sculture, ai quadri, una cosa. Il sud era molto ricco di questa roba. Capito? Gli stranieri ora vengono un po' meno, pochi. E il turismo, Arezzo ora c'è il turismo povero, e più batte Firenze, poi paesini, ad esempio parlano tutti di Montepulciano, Cortona, Pienza, nel senese battono più. Quest'anno è stato, guarda, in tutti gli anni che sono qui, il primo anno povero di turisti, proprio non ne spendo manco 5, poi non gli interessa, poi lo spendono. Ecco, perché che... qualcuno dice che no, un po' è aumentato, ma però se non aumentato, spendono... lo so, quello se non spendono... Magari è aumentato giù nel centro dove c'è i vestiari, capito? Ma l'antiquariato no. E mi ricordo che tutte le fiere venivano premiati tutti gli antiquari. Ivan Bruschi c'era, l'avvocato, quello che stava via Operta, come si chiamava? Che era con Ivan, sempre con Ivan, tutte le fiere, cominciò con la Vannoni, tutti gli artisti venivano, ogni fiera antiquaria, veniva lì dove c'è la piazza del tribunale, là sulle le scale, tutti i mesi veniva premiato un antiquario. Ma una cosa bella, bella, c'era il microfono, poi dopo mi ricordo che lì cuocevano anche le salsicce col topo, dividevamo quello che spettacolo, quello che tagliava il panino, ma dice i fiorentini... Ma il topo della Gania era? Sì, della Gania. Il famoso topo. Si chiamava topo. Sì, sì. Ma ti dico che la gente era impazzita perché vendeva a cani, perché erano buoni, capito, cotti, fatti lì per lì. E queste cose particolari così, dopo sai, l'antiquario è stata una roba bella, importante, roba non bella, di più.
Che consiglierebbe per rivalutarla un po' questa fiera? Ci vuole la gente giusta, ci vuole la gente che fa antiquari, ci vuole, ecco. Però andrebbe valorizzare i negozi che sono tutti chiusi. Di partire da negozi, penso, ma non solo antiquariato. Ci vorrebbe o la moda, oppure gioielli, assortito, non tutto antiquariato, perché l'antiquariato, quello bello bello va, però quello un pochino più giovane non lo vogliono, ecco.